Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Flavia e mi raccomando, prima di continuare a visionare il video, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e lascia un like di supporto. Come puoi vedere, mi sono sfasciato una mano, quindi il like me lo merito ancora di più. Come l'altra volta c'è l'anta dell'armadio aperta. Si chiude sempre male, non so per quale oscuro motivo, ma non è un problema, cioè nel senso sì, un po' è un problema, ma lasciamolo così, poi risolverò il problema della cerniera quando sarà. Allora, innanzitutto scusate per i capelli, l'ho asciugati al naturale e questi sono i miei capelli naturali. Poi ovviamente l'ho tenuti anche nella coda, quindi c'è anche la piega della coda, ma vabbè. Allora, ho fatto shopping. Ho comprato nuove cose da Freshly. Avendo solo una mano, vi posso far vedere con una mano. Quindi apro, non unboxo come fanno tipo le youtuber così, perché ho solo una mano, cade tutto, faccio un danno allucinante, soprattutto perché poi sono in vetro, quindi ci capiamo. Mi è arrivata una promozione del 25% di sconto da Freshly, quindi ne ho approfittato. Io solitamente acquisto quando ci sono gli sconti, perché comunque conviene ed è figo risparmiare, no? Allora, innanzitutto volevo provare questo siero abbronzante. Lo vedo super pubblicizzato tipo ovunque e quindi ho detto va, proviamolo, è in sconto, proviamolo. Vi farò vedere poi sui social dal giorno 1 al giorno tipo 7, perché dicono che si cambia di una tonalità in 7 giorni. Lo proverò in 7 giorni e vi farò vedere il risultato giorno dopo giorno. Quindi, se non l'hai ancora fatto, seguimi sui social. Ovviamente, poi ho ripreso lo spray per i capelli alla cheratina. Allora, questo è uno dei miei prodotti preferiti di Freshly, l'ho già detto in altri video, l'ho detto sui social, e non fatevi ingannare dalle pubblicità che fanno su questo prodotto, perché anche a me che lo conosco risultano straforzate e strafake. Da come hanno impostato le pubblicità le persone influencer, ma anche UGC creator, io che lo conosco, mi risultano straforzate, cioè fanno vedere che lo spruzzano e i capelli diventano tipo lisci spaghetti che neanche una piastra ti rende quei capelli così solo spruzzandolo, cioè veramente sono straforzate. E quindi uno che non conosce il prodotto dice sì, vabbè, ciao, e scorre. Infatti io non capisco come mai approvino questo tipo di pubblicità. E sotto un video l'ho anche scritto: perché non fate vedere la realtà? Perché è un prodotto stravalido, strabello. Facendo una pubblicità così forzata, sembra che lo vuoi vendere a tutti i costi con un effetto irreale, perché è letteralmente irreale. Mi capivo spesso le pubblicità, i miei capelli prima erano così, poi li pettinano, li sistemano, li piastrano e ora sono così grazie a lui. E no, amica, l'hai piastrati perché questo elimina il crespo, elimina l'effetto, non te li piastra, cioè a meno che tu non abbia già capelli lisci, ma a quel punto tu non avresti capelli tipo, oh, questo braccio non lo posso usare, però tipo così. Cioè, nel senso, infatti sotto molti commenti scrivono, vabbè, ma l'hai solo pettinati, non è merito dell'olio, dello spray. In realtà, veramente, raga, ve lo giuro, è stravalido. Non mi fate ingannare dalle pubblicità che vedete sui social, che sono veramente, sembrano irreali, perché è stravalido e fa il suo lavoro. Non di fare magie, ma il suo lavoro lo fa. Voi mi chiederete qual è il suo lavoro? Ve lo leggo esplicitamente. Districa, ripara e protegge donando lucentezza e morbidezza. E si può applicare su capelli bagnati o asciutti. Io lo applico sempre con dei capelli bagnati prima di asciugarli. Terzo prodotto che volevo provare, perché questo anche non lo conoscevo, questo che è un anticrespo. Ora che è arrivata la stagione del non mi asciugo più i capelli con il phon perché fanno 95 gradi, ho i capelli ancora più crespi perché asciugandoli all'aria, non facendo uno styling come si deve, i capelli sono questi. E quindi ho preso questo anticrespo che non ho mai provato. Crema con protezione termica che elimina il crespo e mantiene la piega, dando idratazione e lucentezza. Quindi forse il termoprotettore lo potrei usare anche quando uso poi la spazzola lisciante. Buona a sapersi. Lo proverò e vi farò sapere. Lo proverò allora a questo punto quando uso la spazzola. Allora, questi sono i miei tre acquisti. Non ve le posso far vedere tutti insieme, c'ho sempre solo una mano. Questo e questo. Ripeto, dello spray posso già dirvi che è top, degli altri due vi farò sapere. Però comunque iscrivetevi perché voglio cercare di essere molto più presente anche qui, perché mi piace proprio tanto fare video e condividere cose. Nel frattempo mi vedete con un outfit diverso e con dei capelli diversi perché sono 2 giorni diversi. Quando ho registrato questo video, la seconda parte non si è registrata
non ho idea del perché, ma dettagli. Comunque il video praticamente si era concluso, vi ho mostrato tutti i prodotti. Nel prossimo video o in quello dopo ancora vi mostrerò giorno dopo giorno come cambia il mio colorito, si spera, grazie a questo. Lo mostrerò sia qui che sui social. Qui ovviamente lo registro giorno dopo giorno, quindi lo vedrete tra 7 giorni. Sui social lo mostro giorno dopo giorno, quindi seguitemi già lì, ma poi comunque qua verrà pubblicato un video intero con il cambiamento graduale che avverrà, si spera, grazie a lui. Vi lascio in descrizione il link per accedere al sito di Freshly. Non mi ricordo qual è la percentuale perché sono un po' rimbambita, però cliccando direttamente sul link avrete uno sconto su tutti i prodotti, quindi se siete curiosi di qualcosa anche che io non ho provato, c'è lo sconto e quindi c'è più motivazione a provare qualcosa. Mi raccomando, iscriviti, lascia un like, commenta e noi ci vediamo al prossimo video.